sempre la testa. Ho capito che forse non è dalla mia strada, ho scelto di fare igiene e sanità pubblica, come molti sanno, e all'inizio mi occupavo, ero diventato un pochino, frequentavo certi ambienti di epidemiologia, quindi un pochino esperto di questa. Dedo Parlanti si ricorderà, eravamo proprio accanto ora, del primo nucleo per le infezioni ospedaliere che abbiamo messo su, penso, negli anni 80, ti ricordi quando andavamo a vedere le cartelle per controllare l'epidemiologia delle infezioni ospedaliere, quindi con un metodo un pochino più scientifico che allora veniva fuori e che però non poteva assolutamente essere staccato dall'esperienza clinica. Invece cosa succedeva? Un po' ante litteram, come succede a chi lavora anche oggi e sa quanto ci tartassano per le verifiche, il MES, gli indicatori, vedere le prestazioni, ora c'è soldi dietro, c'è un sacco di cose, e anche allora c'era il timore che qualcuno andasse a guardare le bucce, per cui io pensate, insomma, ho avuto la fortuna di entrare a lavorare a quei giorni, quindi prima dei 30 anni, insomma, ero già dipendente prima dei 30 anni, e quindi un ragazzino sostanzialmente pensava di andare a guardare le bucce, andava lì a guardare le cartelle, diceva questi che vogliono, si trovava spesso porte chiuse. Non solo Guerri accolse e disse sì, vai, portò dalla caposala, guarda le cartelle. Quando c'erano alcune cartelle un pochino scontanti, perché un po' di mancanti purtroppo possono succedere dal punto di vista lì, caposala era titubante, magari guardava con un altro medico, diceva questo e questo, poi alla fine andavano da Tucci, no, ma che, tutto, bisogna guardare tutto, anzi guarda come si fa, mi fece un dito. Prese tutte le cartelle e dice vieni nel mio studio, se andò nel suo studio ci si mise a guardare, cartella per cartella e questo e quest'altro, perché mi disse, dice, certamente, dice, tutti possiamo sbagliare e se si studia possiamo migliorare. Ecco, questo era Gianfranco Guerri, che a fronte di tutti gli altri, questa piccola esperienza, però ti senti accolto e senti accolto dando la disponibilità a fare un qualcosa che invece sembrava da dover prenderci le distanze, insomma, quindi non era comune. L'ultima cosa, mentre me ne vado, due parole per Giovanni, perché questo carattere estroverso, questo carattere per gli altri, lui se l'è portato dietro anche nell'esperienza lavorativa di oggi. Voi sapete che difficoltà si sta attraversando ora nel convincere le persone a vaccinarsi. Ci sono resistenze, ci sono problemi enormi e così via. E l'atteggiamento spesso, a volte dovendo fare appunto prestazioni e tutto, è un po', ora sintetizzo, non è esattamente così, ma quello di dire, insomma, lo può fare o non lo può fare, se lo può fare si fa, se no no, andiamo ad andare avanti. Giovanni, a costo di allungare anche i tempi invece di andarsene a casa dai figli e dalla famiglia, ci sta anche un'ora in più, ma ogni persona conta, ogni persona prende in carico, ogni persona spiega il perché, leva i diritti dal capo, leva le cose. Quindi credo che se vogliamo fare un continuo anche di queste tre cose che ci ho messo, credo che meglio più di così non si possa fare e spero che questa cosa, tradizione di famiglia, possa trovare il proprio. Buona giornata.